Tra i debiti fuori bilancio c'è la liquidazione dei familiari delle vittime della frana del 5 maggio 98. Ci spiega l'iter, che è stato comunque complicatissimo e molto lungo? Diciamo che molto lungo proprio no, perché noi a settembre, quindi praticamente poco dopo il nostro insediamento, abbiamo contratto un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per fare liquidità e scongiurare azioni esecutive nei confronti dell'ente. È chiaro che noi andremo a pagare chi ha fatto richiesta e ha minacciato esecuzione, in senso tecnico minacciato, nei confronti del Comune di Sarno, per evitare, oltre che aggravi, anche pericoli per le casse. Poi ci sono altri che hanno fatto direttamente richiesta alla Presidenza del Consiglio e saranno liquidati dalla Presidenza del Consiglio, che proprio oggi ci ha chiesto quali fossero i soggetti che hanno già beneficiato o beneficeranno al più presto di questo risarcimento, per evitare duplicazioni nei pagamenti. E la Presidenza del Consiglio dei Ministri in realtà liquiderà queste persone? Sicuramente i tempi saranno più lunghi, sono tenuti a liquidarle in virtù di una sentenza che rende noi coobbligati in solido, insieme alla, appunto, alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli Interni. L'obbligo deriva da una sentenza che va rispettata. I tempi tecnici di liquidazione non li posso conoscere, perché poi sono legati all'intera amministrazione, all'interno e alle attività amministrative di ciascuna amministrazione. La cosa che posso dire è che questi soldi che noi pagheremo a chi ha fatto richiesta al Comune, andremo, per la quota che non spetta a noi, quindi un terzo, un terzo, un terzo, gli altri due terzi li andremo a recuperare nei confronti degli altri soggetti. Che cosa significa? Significa che se noi liquidiamo 4 milioni e mezzo di euro, faremo azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati per riavere i 3 milioni che abbiamo anticipato. Quando sarà, ci auguriamo a più presto, faremo liquidità che potremo eventualmente sfruttare per altre situazioni. Stiamo muovendo passi anche romani, tra virgolette, per cautelare l'ente e per vedere come poter ottenere, anche senza eventuali azioni, questa refusione nel più breve tempo possibile. E ci sono delle nostre note all'attenzione del sottosegretario all'economia Morando. Il Comune che tempi ha per liquidare queste persone? I debiti fuori bilancio che vengono approvati stasera saranno liquidati in stretti tempi tecnici, quindi se saranno fatte delle determine, e poi sarà dato mandato al tesoriere, che in questo caso è il Monte dei Paschi di Siena, per liquidare le singole diciamo, i singoli parenti delle vittime. Credo nel giro di un mese, insomma, forse anche meno, giusto i tempi di predisporre, perché la liquidità c'è e l'abbiamo disponibile.